Salve a tutti ragazzi e telespettatori di Opinioni di Luzio. Siamo qui in un piccolo paesino molto famoso ma che pochi conoscono, che è Rocca Cannuccia. Perché siamo qui con il canale? Adesso vi faccio vedere anche Luzio se riesco, perché si sta nascondendo. Siamo qui perché siamo venuti a indagare sul territorio se veramente in questi paesini semi disabitati, abbandonati della piccolissima provincia italiana non ci sia veramente la miglior qualità della vita alla fine che si possa avere in questo tipo di paesi, nella nostra nazione. Bene, adesso insieme con Luzio faremo due passi per il paese, così lo guarderemo insieme. Insieme a voi discuteremo appunto di quali sono le caratteristiche di questo paese. Vedete Luzio che si diverte, vedete un gatto là che, non so se lo vedete, sta camminando, vedete il paesaggio. Tocca a me? Sì, no, io direi di fare due passi, Luzio, camminare insieme e... Allora, notato a Rocca Cannuccia un bellissimo giardino qui alla mia destra. Dobbiamo guardare un attimino? No, vabbè. Io farei due passi. Vabbè, facciamo due passi. Naturalmente quello che si nota qua, un cactus vivente, della famiglia del cactus di Pendus. Sì, vabbè. Sì, io direi, Luzio, se vuoi dire qualcosa di questi paesini, secondo te com'è la vita in questi paesini? Quindi questa Rocca è noiosa o tranquilla? Scusami. Non è né noiosa né tranquilla, è molto viva. Naturalmente si nota anche dai colori delle mura ed anche della tipologia dell'asfalto che abbiamo qui in questo istante, una cittadina che potrebbe essere anche patrimonio dell'UNESCO. Notate, guarda il mezzo innovativo, ok? Un mezzo molto molto nuovo. Naturalmente lo chiamano ape qua, ecco, perché logicamente c'è un po' di tocco di originalità con il mezzo e danno un senso anche di vita, ape. Andiamo a dare un'occhiata qui a vedere. Poi ecco, abbiamo qui, facciamo una semicurva sulla nostra sinistra che naturalmente non vi perdete. Notiamo anche che hanno anche questo territorio che essendo su una montagna e ricrea anche la forma della madre natura, dato che qui si rispecchia il vivere completamente a proprio agio con se stessi su un ambiente che, come ho già detto, ha fatto la richiesta per il patrimonio dell'UNESCO. Quindi secondo te, per farla breve, non la facciamo troppo lunga, sì, sì. Secondo te in questi paesi si vive bene, si vive male, come si vive? Si vive bene, adesso lo mostriamo subito, questo è uno dei tanti residenti, vi ho fatto vedere un mezzo che logicamente è promotrice di ambientalismo, l'ape, andatelo a cercare. Qua, guarda, questa è la macchina di un altro cittadino, naturalmente è noto, e lui è Blue Efficiency, è per l'efficienza del bene, blu. Molto interessante. Quindi un bel paesino, sì, 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 della provincia italiana. È normale. Non so se vuol dire qualcos'altro. Rocca Cannuccia, patrimonio dell'UNESCO. Capirai, però qualcuno che la cerca ci sarà. Eh? Qualcuno che lo cerca ci sarà.